Bentornati sul canale di Access00, bentornati in un episodio di Super Smash Bros. Ultimate. Siamo contro il recluso, serie The Legend of Zelda. Continua a peggiorare qui la situazione, per la mia gola più che altro. Comunque, dettagli! Allora, procediamo, King K. Rool Max, il nostro nemico da affrontare, tra l'altro da solo, ok. Il nemico avrà una super corazza ma sarà più lento, incontro in modalità energia, gli assistenti appariranno come avversari, le soddisfazioni della vita. Come sempre, anti-assistenti, resistenza alle armi, Mega Man Volnat, è un livello 1 ed è 3253. Mamma mia! Per ora procediamo con Incineroar. Andremo quest'oggi a sbloccare, arriveremo a sbloccare almeno un personaggio, quindi non vi preoccupate. Cambieremo a breve il tutto. No, questa la devo vedere. Cioè, ma come? Cioè, è enorme! Come faccio io a fargli fare una cosa del genere? Bellissimo tutto ciò, perfetto. Mamma mia, non riesco a colpirlo insieme. Prendilo così! No! È perché c'è quell'altro marrano che mi toglie di mezzo. No! No! Peccato. No! Yeah! Cos'è successo? Praticamente io l'ho preso per fargli la mossa, per agganciarlo da lontano, e poi mi sono dimenticato di ripremere il tasto, il bilaterale. Mi sono dimenticato di ripremerlo, in modo di volarlo fuori per bene e di non farmi danno da solo. Questo è stato un vero e proprio, una vera e propria idiozia questa, proprio. Vedete, ho fatto questo. In pratica mi sono fatto colpire stupidamente e l'ho prese, giustamente. Ok, perfetto, continuiamo da qui. Stavolta è andata benissimo. È semplice, è che prima non lo so, non riuscivo più ad arrivargli addosso per dargli un solo colpo. Peccato, vabbè, comunque è andata, velocità minus, fa abbastanza schifo sto recluso, anche se ha 2 stelle. Fa molto schifo per la verità, quindi ok. Intanto gestiamo la situazione, andiamo avanti senza grossi problemi, che è... Solo colui che dice il vero. Contento lui. Quindi... What? Che è? Allora... I personaggi qui dove sono? 2 sono qua giù. E ci si arriva attraverso una strada estremamente lunga, mi sembra. Oh, io sono qua. Ok, credo da questa parte, presumo. Se non ci fosse la calamità Ganon davanti, forse passare di qua sarebbe meglio. Ci posso passare di là io, a dritto? Tipo? No? Bene, ho come l'impressione che invece andremo da questa parte. Andremo a sbloccare quel personaggio in qualche modo. Quindi, Nabarl. Serie Fire Emblem, Mart. Perfetto, io direi di andare direttamente senza stare a leggere troppo, perché qui mi sembra abbastanza semplice come cosa. Come combattimento in via di tutorial dovrebbe essere facile. È un incontro in modalità energia anche questo. Gli strumenti da brandire al nemico saranno più potenti. Questo è interessante, in realtà devo fare... Bene, attenzione! Vittoria! Che è? Un colpo! Lama letale. Sto zitto. Colpo. 1. Fatto un altro combattimento. Estenuante, difficilissimo. Cioè, ci è costato veramente tanto questo combattimento. Che ci dice? Una giovane che attende speranzosa un amico custodisce il coraggio. Una giovane che attende speranzosa un amico custodisce il coraggio. A che mi servono? Mi serviranno poi a qualcosa quelle frasi? Sa che lo scopriremo insieme. Micia e Micetta, serie Animal Crossing. Fuffi ovviamente contro. Peccato che non abbiano parlato di Animal Crossing nello scorso Direct. Immunità a nebbia, ok, perfetto. Sarebbe piaciuto sapere un qualcosina di più. Forse ne parleranno all'E3 di Los Angeles. Molto probabilmente ne parleranno più in dettaglio proprio a quella fiera. Però resta il fatto che mi sarebbe piaciuto saperne un po' di più, francamente, adesso, di Animal Crossing. Però vabbè, dai, hanno comunque annunciato altre cose, quindi va bene. Tra l'altro io vi ricordo, se vi va, di vedervi le mie impressioni al Direct, Nintendo. Ho parlato di quello che secondo me era interessante, almeno che ha interessato il sottoscritto nel Direct. Quindi non è detto che effettivamente... Mamma mia, come siamo quasi volati di sotto!
Quindi non vuol dire che anche per voi siano le stesse cose interessanti, però insomma a me sono piaciute quelle, quindi vedete un po' voi, fatemi sapere voi nei commenti di quel video, mi raccomando, che cosa vi è piaciuto, che cosa no. Sono sempre curioso di sapere le vostre opinioni. Qui intanto i combattimenti stanno passando come niente, veramente rapidi e veloci. Qui c'è un'altra di queste. Segui queste direzioni, est, sud e ancora verso sud, potrai trovare il sentiero invisibile. Est, sud e ancora verso sud? A parte il fatto che gira e rigira siamo arrivati vicino al personaggio. Però è est, sud e ancora sud. Sembra quasi che sia lì. Allora, facciamo una cosa. Momentaneamente cerco di andare a sbloccare questo personaggio. Questi due personaggi, visto che ci siamo. Quello, tra l'altro, serie The Legend of Zelda al 99%. Coleto. Serie Pikmin, ma quindi questa è la foresta che si trova prima della spada in A Link to the Past? Forse? Credo? Sembra quasi quella, vedendo com'è fatta. Tornato in mente adesso. Yoshi Maxi, incontro in modalità energia anche questo. Un qualcosa, fuga rapida. Perché fuga rapida? Sta cosa mi suona un po' strana. La potenza di attacco del nemico aumenterà, il nemico userà più mosse speciali standard. Il fatto che gli aumenta la... Oddio. Già è forte di suo, Yoshi. Mi fai fare anche ste cose. E... Fermati! Non riesco a prenderti, dannazione. Chi è questo? Non riesco a colpirlo, dannazione. Vai! No! Meno male c'era lui. Ero quasi volato fuori, matematicamente. Vieni qui, maledetto. Mamma mia però, abbiamo una potenza quando prendiamo qualcuno clamorosa. E ora! No! Si è salvato, ma non da questo. Allora, Incineroar picchia poco, nel senso che è lento, ma quando picchi è qualcosa di clamoroso. Evolve a livello 99. Coleto evolve a livello 99. Ora sono curioso di sapere che cosa evolve, perché... Perché dovrebbe evolvere lui? Della serie Pikmin, ovviamente. Anche lì piacerebbe un Pikmin per Switch, eh? Non è che mi dispiacerebbe, sinceramente. Andiamo contro Landia. Serie Kirby, squadra Charizard. Wow. In forza appariranno dopo aver messo KO un avversario. Recupero danni dopo un KO Plus. Questo ci potrebbe essere utile, in effetti, in questo combattimento, perché ogni volta che togliamo di mezzo un avversario, noi ci riprendiamo un po' di energia, grazie a quell'abilità. Resta il fatto che sono Charizard e sono parecchi e io muoio. Peccato. Vuoi continuare? Me ne sono reso conto istantaneamente appena ho fatto Bisù che c'era il vuoto e che ci sarei finito pieno direttamente. Un genio, no? Genio della natura quando faccio queste cose. Ci vuole pazienza con me, ormai lo sapete. Non è che vi devo dire niente di nuovo. Ci vuole molta pazienza. Salta. No! Maledizione. Ok, uno è andato. Alla faccia dei rinforzi. Tre alla volta. E dannazione, allora. Volate anche un po' fuori. Maledetti. Maledizione. Mamma mia, Incineroar. Non lo ferma nessuno, Incineroar. Qualcosa di esaltante però da usare. Salto plus, Landia. Tre slot. Potenza poca, però il resto non è per niente male, per la verità. Anzi, dovrei andare anche a vedere un po' le sfere abilità, se possiamo prendere qualcosa, perché ora è da un po' che ne accumulo, in effetti, prima dello scontro lì sopra con un nuovo personaggio. Che ci dici? C'è qualcuno che attende l'arrivo di un eroe. E arriviamo... Sonic! Wow, comunque, albero delle abilità, andiamoci un attimo a vedere, abbiamo 303, sperate. Allora... Abbiamo questo antiacciaio che mi piacerebbe effettivamente. L'attacco standard plus plus che prenderò subito, perché mi piace. Questo antiacciaio che mi piace un sacco. Ci mancano 143. Potrei prendere lo smash velenoso, non è male. Ma c'erano quei colpi particolari, tipo lo smash doppio rapido. Com'era? 150, ne mancano 7. Ok, ne cerco di guadagnare almeno 7. Poi ci andiamo a prendere lo smash rapido doppio. Cos'era quello, insomma, di abilità? Sonic. Vinci l'incontro per salvare il personaggio.
Ma è, perché è oscuro in questo modo? Sarà anche oscuro? No, no, è Sonic. Sembra Sonic normale. Attacco fisico plus, durezza atterraggi minus, Kyle Hyde. No, Ale. 2006 contro 9008 mi sembra un pelino eccessivo. Ok, 9007 contro 9008 ci può stare. Mi aveva reso lo scontro abbastanza difficile la CPU, in questo caso. Switch, era stato cattivello Switch in questo caso. Ok, ganciamolo subito. Perfetto, mi è venuta una mossa diversa finalmente. Sta per volare fuori da solo. Soddisfazione della vita. No, ma fermati. Non riesco a prenderlo. Cioè, più che altro non riesco a muovermi. Vieni qui, maledetto. Avevo provato a fare una schivata, non è andata esattamente come volevo. Allora, c'è da dire una cosa, gli ci vogliono un bel po' di colpi per farmi effettivamente male. E a noi ce ne vogliono veramente pochi invece per fargli tanto danno. Vieni qui! Precisi, precisi, precisi sul bordo, stavolta. Non so come fregarlo quando fa quella mossa, vieni qui! Ok, spada. Ciao. Bravo. Questa l'aveva schivata bene quella prima, eh. Avete visto come a mezz'aria ha rifatto un saltino giusto giusto per scappare da me dal colpo che gli stavo per assestare. È stato bravo Sonic, grande. Comunque, nuovo lottatore e abbiamo abbastanza sperabilità per sbloccare lo smash finale doppio finalmente. Quindi ci andiamo subito, poi sperimentiamo un po' Sonic per bene prima di andare a sbloccare l'altro personaggio sovrastante. Smash finale doppio. Ci voleva, no? Giusto? Ok? Grandi. Mi piacerebbe anche sapere che cos'è che sblocca poi il gioco una volta che finiamo tutto l'albero delle abilità, se sblocca qualcosa. Allora, est, sud e ancora verso sud. Est. Aspetta, est è questo. Poi sud. Ok, e c'è Mr. Luigi contro. Lo scenario è avvolto nella nebbia e il nemico userà più mosse speciali. La barra smash del nemico si riempirà velocemente. Se togliamo la nebbia credo sia abbastanza semplice come scontro questo, francamente. Lo vedo piuttosto bene, ovviamente, contro Luigi. Credo che veramente sarà una passeggiata questo scontro. Presumo, poi... Se fa così, no! Lo volevo agganciare e non ci sono riuscito. Allora! Ok, questo è un problema. Non riesco più a colpirlo. Maledetto! Vediamo un po' se... No! Ciao, bello! I colpi caricati di Incineroar sono qualcosa di... devastante. Ora prendiamo Sonic, non me lo sono dimenticato. Resistenza all'acqua minus. Due slot abbastanza inutile, purtroppo. Mister L, è un peccato perché io adoro particolarmente Luigi sempre e comunque. Però comunque è andata così. Vabbè, vabbè, vabbè. Allora, qui a sud però ci sarebbe da andare. E questo? E questo è il passaggio segreto allora. E ci ha sbloccato un'altra statua. Figata. Segui questa direzione, nord, ovest, nord e ancora nord. Procedi con coraggio. Nord, ovest, nord e ancora nord. Quindi, allora, nord. Tiny Kong, perfetto. Venti impetuosi e gravità bassa. Ci serve il giusto, perché cioè, ci interessa il giusto, francamente. Intanto cambiamo personaggio e scopriamo un po' come funzionerà Sonic. Che, non so se mi piacerà effettivamente Sonic da utilizzare. Vediamoci un attimo le varie skin. Ok, abbastanza ridicolo, nel senso... questo è bello. Anche questo non mi dispiace, effettivamente. Violaceo, classico. Credo sia quello classico, no? Lui. Spero di aver preso quello classico. Mi è venuto il dubbio, dannazione. Sì, sì, è quello classico. Andiamo all'attacco e vediamo un po' che cosa riusciamo a fare con il nostro Sonic. Più che altro, se lo sapremo utilizzare, perché noi abbiamo l'immunità ai venti impetuosi, quindi non ci farà niente. Perciò possiamo gestire la situazione in maniera un po' diversa, per fortuna. Vediamo un po' se scopriamo le mosse. Mosse? Attacco a ricerca, B, salti in aria, poi punti verso l'avversario più vicino se è a portata di mossa. Questo è interessante, è l'attacco dei giochi di Sonic classici praticamente, l'attacco a ricerca che ce l'ha Sonic in generale. B, avanti e indietro, scatto avvitato, mossa caricabile, rotoli in avanti in velocità, puoi cambiare direzione e combinarla con altre. Interessante, salto a molla, carino, crea una molla su cui puoi saltare, se posata a terra può essere usata anche da altri. Questo insomma, carica avvitante B giù, che è diverso dallo scatto avvitato.
è come scatto avvitato, ma senza il balzo iniziale. Premi rapidamente il pulsante per potenziarla. È la carica classica di Sonic. Ok. Ok. Peccato. Vuoi continuare? Ma io non, mi sono mosso, non ho fatto B o altro. Mi sono mosso laterale saltando. Perché? Perché ha fatto sta cosa? Mi si è troncato, mi si è disintegrato il controllo. No, ok. Giuro che non ho capito perché ha fatto quello, però l'ha fatto e ci ho rimesso le pene purtroppo anche. Certo, non è esattamente il luogo adatto per usare le cariche di Sonic, eccetera, questo. Più che altro perché è abbastanza... Puoi venire? No, devo venire io addosso a te, vabbè, d'accordo, non c'è problema. Arrivo! Arrivo! E ti... Mi ha preso lui, lo volevo prendere io, maledetto! Beh, c'è un problema. E cioè che si... non è lo scenario adatto per Sonic questo, proprio per niente. Perché, a parte il fatto che ora era abituato a Sinnerore, quindi io attaccavo a una quantità di danni in tremendi tutte le volte che colpivo l'avversario. Ha in giù in obliquo, ha in giù laterale. Qui ci vorrebbe davvero Incineroar, purtroppo. Vuoi continuare? Riprendo un attimo Incineroar, ragazzi. Questo non è lo scenario per Sonic. Ci si fa, perché ci si fa. Non è che è così complessa la situazione. Io non mi ero dimenticato del tempo, quindi ero stato lì ad aspettarlo. Cosa da non fare, ma sono più che sicuro che con Incineroar lo devastiamo. Perché se lo prendiamo con lui facciamo un danno esagerato. Dovrebbero, penso, un 30% ogni volta che lo tocchiamo, quindi 20% con un colpo singolo. Grandi, si è ritornati in campo incredibilmente. Vieni qui, vieni, 57%. Dove sei? Sei morto. Ecco dove sei. Vedete la differenza? La differenza. Purtroppo questo non era esattamente lo scenario adatto per Sonic, perché non può devastare con le sue abilità di scatto, diciamo con lo scatto caricato o altro, perché non c'è spazio fisicamente. Allora, era nord, poi ovest. C'è un altro spazio qui, no. Ovest è di qua. Woodman, serie Mega Man. Ok, una mossa speciale in giù del nemico sarà più potente, incontro modalità energia, il nemico userà più scudi, non ci interessa. Piuttosto... andiamo ora a prendere davvero Sonic. E questo è uno scenario in cui dovremmo, in teoria, gustarci al meglio Sonic. Mi dispiace, spero che non sarà un altro personaggio come Lucario, che ho imparato a utilizzarlo molto più avanti nel gioco, obiettivamente. Che lì per lì, ve lo ricordate, le disgrazie che avevo quando usavo Sonic. Poi, due episodi fa, mi sembra, ho usato Lucario. Quando usavo Lucario, scusate. Ho usato Lucario e ho disintegrato tutto. È stato veramente stupendo. Ok, sta carica con Mega Man è alquanto inutile, però posso fare questo. Andiamo un po'. Vai ora! Avessi preso qualcuno, si è parato bene e oltretutto non gli fa quasi niente allo scudo. Non è il mio personaggio preferito in nessun modo, questo Sonic, francamente. Ma qui c'è una piattaforma, quindi? Ah, ok, va bene. Basta saperlo! Che ci sono piattaforme messe lì a caso! 10%, ciao! Ok, uno è andato. Ciao! Mi ha fregato, dannazzi, quella piattaforma la odio! Ok. Devo imparare a utilizzarlo meglio. Devo imparare a utilizzare meglio Sonic. Ha bisogno di spazio però Sonic per essere utilizzato correttamente per quelle mosse. In teoria anche gli spazi un po' più brevi non sono malsani. Però nord, ovest, nord e ancora nord c'era scritto. Dove siamo finiti? Dove diamine siamo finiti? Saria! Ormai vediamo un po' dove andiamo a finire e poi ci salutiamo, però prima voglio vedere dove diamine scompariamo, cioè dove riappariamo più che altro effettivamente, in che posto, perché, boh, lo scenario è avvolto nella nebbia, siamo contro Fuffi e contro Link Bambino, il che potrebbe essere un bel guaio questo, ma quindi è caricabile anche quello laterale.
Vai ora. Perfetto, almeno l'ho preso due volte. Vai. No. L'attacco caricato mi piacerebbe sperimentarlo, perché secondo me è veramente buono. Mamma mia, cosa non ho rischiato. Ora, vai. Laterale. No, volevo l'arma. Oh, perfetto, che questa non è male questa. Ah, no. Io devo stare attento qui a dove vado, perché... Buono, perfetto. Sta spada, questa arma anzi mi fa abbastanza schifo, purtroppo. Quindi, oh, colpiamo qualcuno. Come facevo ad atterrare nel... Non c'era modo di atterrare nel centro, no! Peccato. Vuoi continuare? Sto Sonic non lo... Non lo digerisco benissimo. Mi piace abbastanza nel senso perché è agile, è veloce. Però non mi piacciono troppo le mosse, cioè le mosse che fa sono... Pronti? Troppo a distanza ravvicinata alla fine. E però non... mi sembra lento. Cioè quando arriva a colpire, ad attaccare, è lento. È velocissimo per le altre cose, per i movimenti. Però lentissimo per tutto il resto. E quindi alla fine poi riesco sempre ad atterrare nel posto sbagliato. Guardate, ogni volta che provo a fare l'attacco va sempre nel posto sbagliato e io non riesco ad attaccare nessuno. Ok, ce l'ho fatta per una volta. Via di qui. No! Benissimo, che c'è qui? Asma. Carry super piccante. Fuffi sta cercando di volare di sotto da sola. Le soddisfazioni della vita. Ok, qualcuno ho preso se non altro. Ho ripreso qualcuno. Attacchiamo in basso. Ciao. Ok, andata. Doppio. Oh, proviamo l'attacco caricato. Perché te lo tolgono l'attacco caricato. E purtroppo... Serve caricarlo molto con Sonic perché altrimenti non si fa niente di buono. Vedete, siamo lenti e mi hanno volato fuori? Quasi. Non proprio ancora, ma quasi. Sto per volare fuori Fuffi. Ok. Se mi tocca Fuffi sono finito. Però posso provare a buttare intanto fuori Sonic. Fuori... Vai! Così a caso, mamma mia. Scudo perfetto facile, non ci interessa. Scudo perfetto facile. Oh mamma mia. Ok. Questa non me l'aspettavo. L'avevo già data per persa. E invece è andata. Abbiamo sbloccato. Wow. Ah, ma quindi ora devo tornare indietro. Però abbiamo sbloccato una zona laggiù. Tutto sta a capire come ci si va. Il problema è quello. Intanto qui c'è uno scrigno, lo prendiamo subito. 5000 punti spirito, buono. Era qua la zona. Ah, perché c'è un altro personaggio qua in basso. Mica l'avevo visto io, ragazzi, quello, In teoria basta combattere lui e sblocchiamo un personaggio. E a questo punto direi di farlo in questo episodio. Poi nel prossimo vediamo... Intanto prendiamoci sto scrigno. Maschera da Shake, elemento testa a me, stupendo. Chi è? Skull Kid. Lottatore Mi. Ok, scenario avvolto nella nebbia. Quello ci interessa perché credo sia la cosa più semplice del mondo. No, rimetti, ecco, perfetto. Sì, così mi va bene. Sempre con Sonic, il problema è che abbiamo Sonic. Avessi avuto Incineroar non avrei avuto problemi a disintegrare, credo, Meta Knight e il Lottatore Mi. Con Sonic non sono per niente sicuro di tutto ciò. Che è successo? Che è sta abilità? Qualcuno ho preso! No! Vedete perché odio fare questo con Sonic? Perché è pericolosissimo! Vai ora! Perfetto, ho preso qualcuno! Ok, almeno sto iniziando a imparare a usare bene quella mossa laterale, se non altro. Il che è già qualcosa! No! Via! Ah, finalmente! Ciao, arrivederci! Tanto bastava buttare fuori lui, per fortuna, il Lottatore Mie. Che era vestito tra l'altro da Skull Kid, bellissima sta cosa. Evolve a livello 99. Chissà in cosa. Cosa potrebbe evolvere Skull Kid, ragazzi? Sono curioso. Lo metterò in palestra appena finito questo episodio perché sono veramente curioso. Devo sbloccare il nuovo personaggio, Link Bambino. Ma non l'avevamo già Link Bambino? No, è Link Cartone noi avevamo. Link hanno messo, ok, d'accordo.
Combattiamo con Min Min, mossa speciale in giù, bacchetta di leap, proviamo. È un 10.003, non è per niente semplice come scontro questo. Per niente semplice. Vediamo comunque di sbloccare anche Link Bambino, magari riusciamo a fare qualcosa. Intanto proviamo a utilizzare il fiore di leap, perfetto. Era quello che volevo. Doppio colpo, perfetto, andato. Cerchiamo di toglierci il fiore di leap di dosso, che non ci interessa, spera. Ok. No, allora devi andartene, fiore di leap maledetto. Ok. Sta cercando di volare fuori in tutti i modi il nostro Link, eh. Volevo attaccarlo dall'alto, da qui, ma non è andata esattamente come volevo. Vabbè, facciamo così allora. Perfetto. Non l'ho caricata del tutto perché non mi sembrava il caso. Volevo provare a utilizzare la mossa quella in giù. Questa. Vai ora! Non sono riuscito a volarlo fuori, eh. Eppure era anche caricata. Cioè, non al massimo, era caricata, dannazione. E non vuol volare fuori, Link. Tanto prendiamoci un po' di energia, che male non fa mai. No! Avevo un attacco caricato, non sono riuscito a utilizzarlo. Ah! Quanto ci è mancato che non vola. Sono fregato io, mi ha disintegrato. Peccato. Vuoi continuare? Non mi piace Sonic, ragazzi. Non è per niente il mio personaggio. È troppo leggerino, troppo simpatico. E no. Per curiosità. Magari mi disintegra perché è bello veloce Link Bambino. E io avevo un altro personaggio veloce, quindi in teoria potrebbe disintegrarmi. Ora, vediamo un po' se lo farà. Perché non me l'ha agganciato? Era a terra, pensavo me lo dovesse agganciare in tutti i modi, quindi no? Invece non l'ha fatto, ok, va bene. Vieni, preso. Scudo all'indietro, che ci può stare. Vittoria! La differenza, la differenza. Link Bambino si unisce alla lotta. Lo so che prima dovevo caricare un colpo per volarlo fuori bene. È troppo leggerino Sonic, troppo leggerino, veramente troppo. L'importante è aver preso tutte queste spere abilità, che comunque abbiamo ancora da sbloccare un sacco di roba nell'albero delle abilità, quindi bene. E nel prossimo episodio andremo con Link Bambino, quindi, a sto punto. E lì abbiamo sbloccato un pezzo di Triforza. Che figata è questa? Ok, per questo episodio noi ci salutiamo qui. Vi ricordo, se vi va, di condividere questi video sui vostri social, di lasciare un bel like al video se il video vi è piaciuto. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao!